Video Game Show presenta i The Crookies. Giuseppe, i biglietti ci stanno, possiamo andare. Ma te avrà fatto? Speriamo di sì. E tanto lo sapevo. Ma ti vuoi muovere? Dobbiamo andare ai Video Game Show! Mediolanum Forum! Voglio un'ovazione immensa! Per loro, i Crookies! Belli! Prego ragazzi, prendetevi il bagno di folla, Gianna! Prendetevelo! Dato una testata assurda, quel cosa là! Allora, tutto bene? Sì! Come procede sto Video Game Show, regà? Divertiti. Se stavo a divertirti, l'importante è quello. L'importante è quello, divertirsi. Sapete ragazzi, io notavo prima che appunto il pubblico da completamente maschile è diventato completamente femminile. Sono le best fools nostre, se permetti, eh. Le best fools. Sono, scusa? Best Funs, F-U-N-Z. Perché comunque bisogna storpiare le parole, perché certo, l'italiano voglio. Fa schifo, certo. Non è normale, no, però vabbè. Fantastico. No, allora, io intanto vedevo dei video, quella che era, Piazza di Spagna? No, la Fontana di Luise. Quella era una fontana al centro del paese, con la gente faceva, Minettuno. Oh mio Dio, un uomo nudo che si tuffa in fontana. E lui si è tuffato. E qui immagino le vecchiette. Cioè, oh mio Dio, è il diavolo. No, sono una persona, diavolo. Allora, io intanto. Grazie! Io intanto mando appunto Nicole e Mabel a prendere i vostri regali, perché appunto avete riempito di regali l'ufficio postale. Ecco, lo stavo per dire, ci credi, lo stavo per dire. Non tirate le cose sul palco. Ok, esatto, adesso i pacchi verranno sistemati qui al centro, così avete anche proprio la vostra postazione. Quindi no. Accomodatevi ragazzi, prego, sono le vostre postazioni queste, sì, senza schiacciarlo se riesci. Sì, vai. Perfetto. Allora, non è per cattiveria, ma il microfono che mi si appone nel deretano. Aiuto il microfono. Da quello ho detto, non li tirate, perché sennò vedi che succede. Okay. Portateli lì. A Garrett. E loro li avranno poi tanto comunque. Dica. Ecco, che c'è, una valigia qui. Sento un deficiente. Ok, cioè, adesso, scusate ragazzi, io voglio fare soltanto una cosa. Dimmi tutto. Proviamo, allora, da questa parte, te, manda un bacio di là, vediamo che succede. Ok, adesso tu manda un bacio di là. Bello, fantastico. Ultrasuoni proprio, esatto. Decibel. Adesso però bisogna spaccare veramente tutto, mandate un bacio a tutte quante. Fantastico. Dai, allora ragazzi, prego, potete iniziare a scartare qua, vai. C'è di donna tutto. Primo. Siamo con questo. Fate Bobby. Inizia con il leggere mio collega. We caro. Remain forever in our hearts. Ok, grazie mille a Miri. Si è sentito? Bella, bellissimo, grazie. And anche now, dietro. Please, don't stop your madness. Comunque ho tatuato madness, no? Quindi. Allora, piano. Faccelo vedere. Diventa un video porno, non è il caso, va bene? Non è il caso. Ce l'ho qua. Non è il caso. Non è il caso. Grazie. Allora, ve lo farà vedere poi privatamente. Poi, procediamo con questa graziosa bustina rosa. Io voglio bene a Red Bull. Io ti hai rotto le palle, me le hai veramente massacrate. Cioè tu, allora no, ora tu mi, mettiti nei miei panni, no? Uno procede con uno show comunque, insomma, e lui mi beve la Red Bull. Ah no, questa è quella tua. Ah, perché comunque varia, il nome e il gusto varia. Chi l'ha presa? Chi l'ha messa?
Ciao bella, grazie. Io ti amo. Non bevo una Red Bull da stamattina. Aspetta, non ce le hanno date, ho rosicato. Chiamate un'ambulanza per le due, perché stanno per... Comunque sono arrivati i Pirati dei Caraibi, ci hanno portato anche... Oh, che spettacolo. Okay. Madonna. Cosa ci sarà mai un forziere? Oh, un orsacchiotto bellissimo, grazie mille a... Di chi è? È mio. Attenzione, perché... Aspetta, perché... Grazie, bella. No, c'è un'altra cosa qua, Una, non posso dire cos'è, se no faccio pubblicità. È buonissima, lo sapete cos'è? Aspetta, perché c'è okay. Un easter egg nell'orsacchiotto. Ah. Guardate il video sulla chiavetta, spero che vi piaccia. Grazie. Dov'è un bacio che mi piace. Dov'è la chiavetta? Eh? La chiavetta? Guardate, sono mago. Oh. Poi. Grazie mille, comunque. Un barattolo di cereali, grazie. Ecco come funziona. No, era una pennetta che era... aveva ormai i cereali mi escono anche dalle orecchie. Non... Bene. No, ecco, due bellissime rose, grazie. No, cioè, no, occhio ma tu alle spine che te spingi. Ma tu stai notando che è proprio un forziere, questa è una bottiglietta trovata certo. Da deriva. Comunque. A 150 anni l'ha portata Johnny Depp. Queste rose, insomma. Le rose sono rosse e le rose questo sono rosse. Questo l'ho visto già su Instagram, è bellissimo. Grazie. Allora, fede. No, questo è quello mio, questo è quello tuo. Sei sicuro? No, sono io, sono te. Ne sei certa? Sei certa. Sicura di non chiamarti Matt? Sei sicurissimo. Mamma mia, ma grazie mille, sempre a loro, grazie. So po' figo, ma po' tanto. Poi c'è un'altra lettera. Cioè. Altre lettere, ok. Lettera lunghissima. Ugualo. Oh mio Dio, quella leggeremo dopo, perché sennò affittiamo a Pasqua dell'anno prossimo. comunque, l'uomo del cereale e della rosa. Certo. Sto in mano. Cereal Rose. Posso andare? No, cioè non è cattiveria, però. Cos'è? Una nuova marca di cereali. Certo. Cereal Rose. Ok, chiudiamo il forziere perduto. Grazie mille, è bellissimo comunque. Attenzione, voglio aprire questo leggero e prelibato fiocchetto. Con cautela, La pergamena. Che diceva? Di chi è? È di? Di Francesca, che ci piace. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Francesca, un bacio. Forza Roma e basso Lazio merda. Ok, ci piace. Ci piace questo. Ci piace. Senti che squadra sei? Da Roma. Così mi piace, Prima questo, vai. No, aspetta. Allora, senti, mi inoltro nel regalo. Scusi, insomma. Facciamo i cartelloni. Guarda, moschizza. Ecco, una cosa bruttissima. Allora. Comunque, ragazzi, sti cartelloni sono veramente fighi, perché ci mettete proprio le ore, secondo me. Cioè, sono veramente è mio fratello. Cioè, allora, questa foto, capito? Comunque, insomma. Stamparle, eccetera, attaccarla. Grazie dell'impegno. Io le facevo alle medie queste cose. Non so, proprio semplici, non ero mai buono. No? Questo è il Tomorrowland. Lo sai che non è il Tomorrowland? Lo sai che allora, quello non è proprio l'ultima cosa per Tomorrowland. Comunque, come la gente crede che io sia, come sono realmente? Per dire, È bellissimo. Chi l'ha fatto? Insomma. Grazie. I'm not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opened his door against shot. Basta. And you think that of me? Nah, I am the one who knocks. Quando ha finito, ecco, citazione a Breaking Bad, the sponsor, grazie. Amici, scusate per lo schifo, ma erano le 11:50. Ah. Si è alzato in piedi, ovviamente. Ah, il microfono mi cade. Ovviamente. L'uomo ragno è arrivato. Ma guarda che disegno fighissimo. Arriva comunque seriamente, bello. Cioè. Bello vero. Certo, io sembra che mi sono preso una malattia terminale, però è bello. Cioè. No, dai, sto scherzando. Veramente figo. Melissa vi amo, quindi o Melissa si ama oppure è su. Chi è Melissa? Ciao Melissa, un bacio. Uno bacio. Che aspetta, però non è per cattiveria. Non è per cattiveria, ma non mi risulta di averci un corno qua. O sbaglio? Magari ce l'ho, non l'ho mai visto, cioè. Ok, scusate ragazzi, no, soltanto una comunicazione di servizio. Airoldi Vittorio. Cioè Airoldi Vittorio?
che abbiamo trovato il portafoglio. Si è smarrito il portafoglio di Airoldi Vittorio. Quanti ce l'abbiamo qui nel backstage. Dentro? Quanti soldi c'erano dentro? Ce stanno più. Ah. Se no potevo tardi. Essere io, dipende dalle circostanze. Nato nel 62, quindi... Mi porto bene, che ci vuoi fare, dai. Allora, I have trovato one more disegno. Non è vero, it's a lettera. Non è vero, it's a disegno. It's a tutte e due. Questo è pieno. It's apribile, non è vero. Ehi ragazzi, non smettete mai di fare ciò che fate e vi piace fare e vi fa sognare. Grazie mille ragazza. Best disegno New York City. Sacchetto rosa. Questo. Ah, vero, manterrò. Allora, iniziamo con il soft. Guarda che disegno figo. Devi vedere prima il disegno figo. La strappo, guarda che a costo di prenderla io. Oh, mazza, bello, bello vero. Siamo due personaggi di un manga. Tac, tac. Questo è per te. Per me, non è sì, The Crookies, sono aspetta, io The Crookies. Aspetta, uno pure per te. Grazie. E poi questo è dammi sicuro. Quello giallo e blu. Questo è sicuro per me. Qua. Qua, questo... Dammi quello giallo. Ma assomiglia, c'ha il corno, te l'ho detto che c'ha il corno. Io ce l'ho rosa il corno, di quel disegno dove sta? Guarda. Sì, ma il tuo c'avevo il corno rosa, avevo il corno rosa. Ma il tuo è finto. Eh? Il tuo è finto. Che vuol dire finto? Che carino! Io ci devo convivere con lui, è quello il fatto, capito, ragazzi? Cioè, che ogni volta. Ciao! Ma come sei carino, guarda! Smettilo dentro, smettilo. Dai, lo posso, no, se no è finita la giornata qua. Diga. Lettere! È tuo! Uno bacio! Sono sicuro, ma invece sarei giocato i soldi. Bacio pure a te! Guarda, ho notato. Altre lettere. Cartelloni quelli là non li hai presi. Prendi il cartellone perché si era confuso col Black nero Edition. Del palco. Ah. Aspetta, qua ho trovato Giampiero Galeazzi, ti amo. No, vabbè, no. Non è vero. Besto sempre. Grazie per il sorriso che ci regalate ogni giorno. Grazie. Comunque invece impegnate proprio per fare sto murales. Cioè io non saprei in grado di rifarlo, eh. Non saprei. Best italiano. best italiano. So forte. Oh. Questa addirittura collage. Ah, collage. Grazie. Grazie mille. Ora Mitte Dubers. Prendi quello. Vado a prendere. Runaway. E se cado? È il mio nome, lo conosco. No, aspetta, mi spieghi come minchia hai fatto. A fare cosa? Giralo. Tocca e capisci che intendo. Classificato. Vedi, mi veniva la parola però, Fighissimo però. Ok, sto coso sto a rischiare la rosolia comunque, però a me. Buona giornatina. Giulia, Idelfi, Emma, Silvia, Alessandra, Veseama. Grazie a tutte quante. Ok, questo qua. Un goccio di questa. Ma questo sostanza. L'abbiamo aperto? Perché io mi dimentico. No, facile. Quello no. Quello l'abbiamo aperto? No. Mamma mia, cioè, da memoria peggio da mia, però dai, cioè. Mamma mia! No, prendila, corri! Dam 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 dam. Hai visto? No, aspetta. Microfono ha preso quello aspetta, che non aveva. Aspetta che ti aiuto. Aspetta. Vai. Il microfono ha colpito. Ah, oh, chiappa a un lato. Eh? È uno striscione curva sud, chiappa a un lato. Devi prendere un lato, idiota! Ero incantato. No, te c'è. Ah. Ma vuoi prendere un maledetto un lato? Un attimo!
Ma regà, sto cartellone è una maledetta figata. Crooked. C'è. Pieno chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Ciao belle, grazie. Grazie mille. È bellissimo. Aspetta, ma qua c'è, la metterai. C'è l'easter egg. Ora mi copri. No, SpongeBob. È mio. È tuo. SpongeBob è mio. Bello, bello. Ma che c'è scritto? C'è, quanto c'è. Fa cagà sto cartellone? Scritto lì. Scritto davvero, eh? Non è vero, cioè, non è vero. È bellissimo. Cioè, io... È lo stile diverso di Crooked's. Magari uno spunto per il nuovo murales. Se parlate tipo tutte insieme, nel dubbio risponderò così. Vabbè, possiamo chiamare il nome, prendere altri cartelloni? Altri due cartelloni? Sì, guarda, ci stanno... Sono questi, finiti. Tutti aperti? Questi? Tutti quanti. Ah, ok. Sì, no, intanto se vuoi, intanto vai a prendere gli altri. Sì, questo? Sì. No, questo ho già visto. No, ma non è che... Segno. Cioè, allora, noi abbiamo preso qualcuno a caso, perché qua dietro c'è gente tipo... che non si riesce a muovere per i cartelloni. Allora, intanto... Dimmi tutto! Chiamalo. Addio! Matteo! Matteo! Vieni. No, perché volevo fare una cosa, ragazzi. Voglio vedere che succede... Se io corro nudo per il palco. No, quello c'ho paura. No, però se... Intanto che vanno a prendere i cartelloni... Scegliamo... No, questo è un easter egg, che c'ho i jeans strettissimi, quindi... Quindi scegliamo... Occhio. Dove vai? Due. Hai capito? Cosa? Dica. Scegliamo due ragazze tra di voi. Ah, ok. Ok. E le scegliamo appunto... Allora... Dopo i cartelloni, facciamo... però, dopo i cartelloni. Cosa in tasca? Fa niente. Madonna santa. Se riusciamo a rimettere una maglietta... Una maglietta riusciamo a rimediarla per caso, di quelle nostre? Una che maglietta che... delle vostre. Sanno lo stand di Mivuva. Sì, magari, non lo so, adesso vediamo. Sì, sì, intanto prego, spacchettate qua, okay, facciamo 100 cartelloni. Gianfranco. Girate intanto. Ah, è vero, state di qua, me l'ho dimenticato. Allora, adesso continueremo un po' a spacchettare e salti cartelloni e poi dopo lanceremo due magliette da qualche parte. E chi le prenderà verrà qua sopra. Quindi ready for. Allo stand. Oh, guarda che figata, tutto quello scotch. Oh, guarda che figata tutto quello scotch. Scocciato. Aspetta, forse è qui però. Grazie. Di chi è questo? Daniel. We can continue next with this. Questo are you talking about t-shirt? Dai. Sì. Cos'è questo leopardo? Aspetta, qui c'è un leopardo sleopardo. Un leopardo. Credo sia tipo il non stop del leopardo. Aspetta. No, fermo. Togli il leopardo. Userò i cartelloni come armi contundenti da adesso in poi. Oh, intanto qua procede lo scartamento. Non so come aprire. Cartelloni e Red Bull. No, dai. Ok, più semplicemente. Grazie! Ma smetti! Vabbè, se... Facebook! Perché Facebook? Non ho capito questo. Se, è lo sponsor. Loro sono sponsor Twitter ufficiali anche di Facebook e Twitter. E KFC. E sponsor ufficiali di Facebook, Twitter e KFC. Abbiamo. Grazie comunque da Federica e Marta. Ciao Federica e Marta, grazie. Ciao! Aspetta, questo okay. È fatto tipo di carta, quella che se carteggiano i cartomanti. Ma cosa hai detto? Tutto quello c'era da ricarcola. Ok. I'm gonna aprire. Wow. Raga! Questa guarda è che cosa figata più... le foto, tutte messe bene. Io sto in fissa per questa roba qua. Ma questa foto l'ho fatta l'altro ieri, com'è possibile che già sta là sopra? Grazie, cara. Ah, oh, frate, ma che sa Dio, guarda come sto... Ma perché carichi queste foto? Fai schifo. È il doppione, grazie. Oh, la foto con i My Drum and Bass. Oh, i My Drum and Bass e Jacopo. L'unico problema è che
noi questi cartelloni ce li dovremo portare a Roma. E quindi me li infilerò in valigia. Comunque, guarda, credo sarà già complicato anche portarli via dal palco. Lui è fan numero uno. Oh, questa è proprio una lettera? Ma anche il disegno? Enzo, c'è anche Enzo. Mi saluteremo Enzo. Enzo, ti stai divertendo, grande. Te? E ci sarà io? No. Matteo? Io? E noi due insieme. No, davvero. Ehi, ciao, sexy uomo. Io credevo sono fossimo sexy io e lui. Uomo. Allora, aiutami, i capelli stanno venendo nel sopravvento. No, aspetta, però, aspetta, io voglio capire una cosa. Credo che questo sono, cioè, credo che di essere io, no? Perché sto imbruttito? Cazzo ho visto? Lore, aiutami. I capelli stanno prendendo il sopravvento. Sull'esistenza però manca, perché i questo capelli... è Dante comunque che parla. Che cazzo vuoi, che poi che vuoi? Grazie comunque. Allora, next cartellone. Aspetta, ho trovato il cartellone più grande della storia, lo voglio aprire. Questa è la cosa. Allora, questa è la cosa, cosa? Più figa della storia. Come posso scendere lì? Lore, questa è la cosa più figa della storia. È piccolissimo, però è bellissimo. Sono tipo 6x6 queste ma, foto. Sì, ma questo mi hanno fatto a ritagliarlo. Questo! Che carino le foto. Il cartellone così portatile. No, devi stare così per forza. Oh, parli però, mi dai fastidio quando parli, guarda un po'. Vai! Che cos'è? È un braccialetto che Lore con un cuoricino. Grazie mille, cara. No, aspetta, i cuoricini allora sono diventato un braccialetto umano. Non posso. Quello blu. Questo? Quando mi segnate il microfono non salgo più. Questo blu. Mo faccio stage diving in backflip, guarda. Ask. No, che figata, questo è fatto come cavolo si chiamano quei cosi che facevi la campana. Io vado via, ciao. No, guarda che figata. The Crookies. Non ho mai visto un da Chiara e Ale. Grazie a Chiara e Ale. Ed è fighissimo. Video Game Show nel Kendama, sponsor by. Sentito voci, ho sentito. Io sento voci. Sì, strano, non c'è nessuno. Vero, ma il bello è che sento pure in camera da solo, quindi. Ta. Ma vedi che ho trovato? Oh, ma che te la stavi inchiappettata senza dirmi niente? Han fame. Non puoi. Ha provato a nascondere. Sei nascosta. Porta questo porta è doppio, mostro. C'è una sorpresa alta. Così casco. Sì, ma allora, finita la vita. L'esistenza è compromessa per sempre. No, aspetta, ho dei problemi riguardo l'esistenza. Cosa hai scritto? A parte chiunque tu sia, sei la persona più forte del mondo a disegnare. Chi l'ha fatto? Madre. 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 Quello? Quello giallo. La poltrona. Già aperto. Poltrona. Ah, questo. Lei è suo, guardala, l'ho sentita, lei è suo, la vedi? Grazie. Proprio. Grazie cara. Thank you ma so much. Mi fate sorridere, sono mesi che aspetto dove di abbracciarvi. Dove oh, sei dolce. Andato? Red Bull Energy Drink, questo è uno sponsor Red Bull. Guarda che carino questo con l'oro Gruggiz, intorno. Idoli, vi amo. Ma sei figo. Comunque mo io vorrei sottolineare il fatto che a parte che è una figata, ve li inventate tutti i modi per scrivere Krugitz. Krugitz. Kids, coro kids. Non le frecce, perché aiutarti, perché non capisci fritz, niente. Quindi... Fritz. Io invece chiudo per questi cartelloni okay. Comunque. Dove vai? Andiamo, dove cartelloni. Vai? Puoi andare via? No, che è successo? Buon, no, niente. Ha fatto 6 centimetri in più verso la porta. Momenti di sbatto la testa, vabbè. Questo, che sembra tipo...
Che cos'è? Cos'è? Un filo delle mutande. Tipo del reggiseno. Poi che cos'è? Di pizzo? È di pizzo. Pizzo, di pizzo. Me lo metto io adesso, diventerà mio. Dove lo metti? Non so, faccio tipo la maid giapponese. Perché comunque, essendo figa come maid io. Comunque, di chi è sto cappello che io l'ho rubato? Mi l'ha fatto bellissimo. Questa mio. Tavola l'hai comprata 3 giorni fa. No, però serio, davvero, mi sono fatto la tavola da Zoo York l'altro ieri, raga. Chi l'ha fatto? Grazie, cara, è bellissimo. Foto, appunto. Grazie mille. Ok, ci siamo. Allora, ragazzi, diciamo okay. Che più o meno sono stati aperti tutti? Manca quello, forse. Manca quello? Aspetta. Allora, finito, ora credo, sì. Devo dare una delle notizie più tristi dopo tutto. Ci hanno dato una maglietta sola. Quindi ora la morte giungerà. Perché? Ah, allora facciamo. E allora ne scegliamo solo una che verrà qui sul palco. Per forza. Okay. Ok, quindi questo intanto ragazzi, se date una mano a portare via tutto quanto l'ambaradan, venite qua davanti con me. Esatto, riempite magari con quello, sì. Oh, allora, uno di qua, uno di là. Uno di qua, uno di là, vieni. Mettete in mezzo tra di me così vi vedono. Allora. Allora, di qua. Chi è che vorrebbe venire qui tra di loro? Domanda così. Mamma mia. Proprio buttata la domanda. Chi è che vuole i soldi? Buttata qui. Ovviamente. Allora, mo però mi dovete aiutare, perché no? Dici, ne devi scegliere una tutta qua in mezzo. Mi sembra tipo indovina chi. Allora, diciamo, devi fare un po' a sorteggio. Diciamo che magari se si spostano un po' più tutti verso il centro. Ma tu vuoi lanciare la maglietta? Come fai? Lui vuole lanciare la maglietta. Lui vuole qui si crei allora, la Royal Rumble. Esatto, bravo, succederà no? Questo. Tipo, non abbiamo abbastanza ambulanze. No, io direi una cosa. Devi. Per essere, diciamo, coerenti e anche giusti. E imparziali. E imparziali, bravo. Chi è che ti ha regalato quel braccialetto? Dov'è? Quell'altro? No, quello col nome. Quello col nome. Cioè il nome. Ah, sì, dove stava? L'ho messo dentro. Dov'è? L'hanno portato via. E lei? Io direi per coerenza ti hanno regalato un braccialetto, noi gli regaliamo la maglietta. Vabbè, però così. Però così. Tu se no! E lei sì! A me piaceva pure l'orsacchiotto. La maglietta è una. Lo so, però troviamo un altro metodo esistenziale. Un altro metodo. Allora, facciamo così, bravo. Allora, mi piace. Chi ha regalato il braccialetto? Dov'è? Dov'è quella che ha regalato il braccialetto? Sicurezza. Lei che ha regalato il braccialetto. Fatti vedere, tu col braccialetto, fatti vedere. Fatti vedere, brava, sì, tu fatti vedere la sicurezza. E invece, chi è che ha regalato l'orsacchiotto? Noi, sceglietene una. Adesso è tragica. Tra di voi, chi ha avuto l'idea dell'orsacchiotto? Vabbè, però ce l'hai un pennarellum che c'è scrivo... Tu? Giuseppe Vieni, Baldazzi. Tu, lei rossa, lei rossa. Oh. Sto in TV. Guarda anche lì. Vabbè. Basta, ok? Ho dei problemi proprio esistenziali. Lascia perdere, lascia fare, vai avanti, tranquillo. Guarda, mi basta che sei da Roma, guarda. Sto cercando. Le ragazze, ci sono, sicurezza, le abbiamo prese, eccole qua, eccole una, fai in giro. Fai in giro. Vieni, fai in giro tu. Vieni. Me lo tirate un pennarello nero? Uno. Intanto che aspettiamo le ragazze selezionate. Thank you. No, era lei. Guarda, lei può entrare, lei fatela Cartoleria! Entrare nel backstage, lei, quella là con la camicia a quadri e quella rossa. Ciao! Eccola la rossa, è arrivata. Oh, rossa. L'altra? Tutto a posto? Sta arrivando, sta facendo il giro, eccola qui. Allora, tanto io... Scrivo attenzione Baldazzi, perché intanto. Immortaliamo, c'è cioè il momento Baldazzi. Proprio dell'autografo. Basta, avanza. Anche autografata qui. Beh, obvious. Calma, non so capace a scrivere sulle magliette. Manco in generale. Ecco. Lei la sorella si è portata pure. Si è portata pure la sorella. Ciao. Vieni. Ok, allora, intanto che appunto firmano una maglietta. Che Gianlu firma. Una maglietta per tre, potrebbero fare un film, tipo. Una maglietta? Aspetta, non lo fermi, ciao! Perché... Attenzione, perché lei si sta per sentire male. Ah, ciao! Ah!
No, ragazzi. Faccio che sono microfonato, ma ora ho memoria il microfono. Mi viene, no, dai, non mi viene il magone perché vedo le fasce vostre. Oh, volevo essere lì o lì. Cosa? No, no, perché tu dovresti vedere le facce. Lo. C'è lei che piange addirittura. No, dai, oh, non mi piange. Dai, guarda, piange. Guarda. Aspetta. Non mi devi piangere. Capito? Non posso, sennò lui mi uccide. Cioè, io lo farei, ma poi muoio io e non posso. Ok. Ti regalo un elastico. Adesso allora, facciamo una cosa, una gara. Allora, c'è da fare dei saluti. A te e lei. Che a zia Peppa, a Giampiera, Luigia, Carla. A chi? Certo, come no. Greta, ciao Greta. Saluta Greta, buffo, certo. Dai. Se non lo fate, mi arrabbio. Figurati. Vabbè, sono arrabbiato. Mi hanno salutato. Ambra, dove sta Ambra? Ciao Ambra. E direi, dato che siamo comunque, sono due le ragazze, una piccola, dica. Un sorteggio a mo' di gara, insomma, tipo un indovinello. Ah, ciao Matilde, indovinello. Sì, detto ci la sta. Regia qua. E chi indovina? Allora, guarda, possiamo fare, indovinello, facciamo così. Allora, chiamami Matteo, giusto? Matteo. No, io sono Giampiero Galeazzi. Vieni Matteo. Allora, abbiamo bisogno delle due ragazze, la rossa, aspetta, questi li leviamo. La rossa. Ok, la rossa e tu sei? No, sì, famosa Liguria, nonna. No, 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 chiedi, chiedi, su. Allora, nome, come ti chiami? Elisa. Elisa e? Francesca. Elisa e Francesca. Allora, Elisa e Francesca, adesso è stato scelto che la maglietta autografata e firmata spetta solo a una di voi due. Quindi adesso, picchiatevi. No, no, dai, no, 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 non è quella, era partita però. Picchiatevi, va bene. No, calma, dai, fermo. No, scherzo. Allora, io adesso, allora, facciamo così. Vediamo se mettetevi sedute nei due, facciamo di villaggio. Esattamente. Che sì. Il mio trascorso nei villaggi mi ha aiutato in questo. Allora, adesso voi, io faccio una domanda specifica sui Crew Kids che ti suggerirò io o lui. Esatto, vieni. Perfetto. Vi farà una domanda ovviamente specifica. Ovviamente non suggerite, perché suggerire è troppo facile. È tutto tutti zitti, mi raccomando. Io vi faccio una domanda. La prima che si alza e grida, ovviamente, Crew Kids, si prenota per rispondere. Chi risponde correttamente si aggiudica la maglietta. È semplice. Ma no? Senti, Crew Kids, yeah, tutti quanti. Mi sento molto Jerry Scott in questo momento. Ciao. Ok, pronti? Salve. Quindi, è il mio mi raccomando. La domanda. Dimmi tutto, allora, adesso, la domanda. C'è il CDA qui dei Crew Kids. Tu ti sei imbucata. Ti hanno portato su a forza. Perfetto, tu hai già la maglietta anche, quindi già sei acchittata, perfetto. Che è successo? C'è una ragazza che vuole abbracciarli. Hai visto quante ragazze ci sono che vogliono abbracciarli? Sì, succederà. Attenzione, perché c'è il CDA quasi sta scegliendo. Non riesco a rispondere, lei è talmente emozionata, guardatela, è diventata tutta rossa, capelli rossi, foulard rosso e scocche rosse, brava. Oh, ma voi seguite i Crew Kids? Da quanto? Da quando sei nata? Ah, da settembre, anche tu da qualche mese. Ah, sei stato perché a Games Week? Beh, quindi li seguite un po' dappertutto. Tu no? Ok. Qua dietro c'è un meeting proprio intensivo su quello che è il momento. Allora, chi altro dire? Da dove venite? Milano? Milano e Milano. Provincia o Milano? Cisliano. Tu Brugherio. Beh, no, mi fa piacere, no, perché... Come siete venute qui? Papà. A te papà? Amiche, beh, fa piacere. Che è successo? Aspetta, perché mi sto preoccupando. Ok, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, ragazzi, quindi pronti? Dai. Allora, Matteo, a te l'onore. Sei il giudice... Di fare la domanda, io esatto. Io mi sono dimenticato, non è vero, mi sono ricordato. Lascia perdere. Perché abbiamo fatto domanda e domanda di riserva, se uno fa bez e non si ricorda. Giustamente. Lui comunque sta a morire dentro, dice questo, mo gli do un calcio in bocca, tranquillo. No. Quindi... Allora, faccio io la domanda perché faccio domande. Falla dire a lui. Ah, falla a te. Sì, ma se non me la dite è difficile. Telepatia. Diatelo, re, che sei quello che dice tutto quello che no, se no, guarda, falla direttamente tu la domanda.
Vai, una la domanda, è brutto idiota. Se non, io faccio seconda. Vabbè, faccio la prima domanda. Allora, a voi due. Pronte? Allora, se siete funs vere, proprio serie, in che giorno, data, abbiamo caricato il primo video? Vi dovete alzare e gridare Crookies per prenotarvi, eh? Attenzione, vogliamo sapere la data. È difficile questa. Vogliamo sapere il giorno e il mese. Dai, vi do un indizio, era a giugno. Il mese lo sapete? Il giorno? Altro indizio, tra il 15 e il 20. Alza, devi alzare però. Alza il Crookies. Nope. No, quindi adesso la possibilità a te. Lei ha detto 17, tu dici? Oh, numero tra 15 e 20, e 17 no. 16. Risposta sbagliata, tocca a te. 18? Eh sì. È la risposta esatta, il 18 giugno. Però, 1961. Aspetta. Ha indovinato però così è troppo facile, non può dare più opzioni, è solo dai, un'opzione. Facciamo domanda esatto. Di riserva, questa è facile. Sì. Dai, domanda di riserva, questa è facile. Falla te. Domanda facile, vai. Ricordiamo che comunque per prenotarvi dovete alzarvi e dire Crookies, una cosa, ok. Ricordiamo, perché comunque è uno show televisivo, seguiteci. Grazie. Allora, qual è il nostro video con più views? Vabbè, fate schifo. Views, va. Più visto. Con più visualizzazioni. Quello con cena di più. Vedo un indizio, una collaborazione. È una collaborazione. Adesso darò un indizio. Crookies, attenzione, ha prenotato? Con Greta? Con Greta? No. No. Risposta sbagliata. Adesso poi hai tu la possibilità. Alzati, cara. Hai tu la possibilità di rispondere. In video in collaborazione con. Con. All'allero. Con. Amici. Con i vostri con i loro amici in generale. No, non lei intende i My Dreams sicuramente. Quindi sì, chi? Nome, vai. O i My Dreams o Alberico. Uno di due. Sparane uno. Alberico. Sì. Alberico. Vabbè, però l'ha detto lei da un quarto. È il video d'ora. Con Alberico? Sì. Ma tu sei scema, che fai? Gli suggerisci? Due domande su due, si aggiudica, come ti chiami? Ricordami, Francesca si aggiudica la maglietta firmata dei Crookies. Io mi sto tagliando troppo. Che è successo? Abbiamo fatto tutto sto ambaradanno, abbiamo marciato tutto sto circo. Bello, ci piace, ha vinto lo sport, evviva il fair play, si abbracciano. Ok, avete vinto anche. Dai. Applauso, dai, va bene. Allora, facciamo un ultimo applauso ai Crookies. Ragazzi, avrete anche l'incredibile fortuna di accompagnare pure i noi. Ragazzi, sì, fuori. Ma regà, vi volevamo dire comunque noi saremo allo stand di Vimove dall'altra parte. Quindi magari chi vuole prendesse le maglie. Sì, certo. 20 minuti andiamo. Prendete le magliette e facciamo gli autografi là. Perfetto. Ragazzi, grazie. Avevo visto di là, però ero bloccata e volevo fare la foto con te. Questo vai, non te lo dimenticare qui. Certo, questo è no. Tuo? Questo qua l'ho preso apposta per te. No, è per cortesia. Allora, Bull, grazie mille. Guarda che spettacolo. No, mi devi fare un favore. Certo. Inquadrami la platea. Da donne si sono trasformati su tutti in uomini. A te, figurati. Che fantastico. Queste sono le magie del video game show. Ci vediamo dopo lo stand, allora? Okay, sì, ringraziamo i Crookies, grandi ragazzi. Grazie di tutto. Ci rivediamo tanto i Crookies, ragazzi. Io vi ricordo che torneranno anche domani, piuttosto che lunedì. Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao, ci vediamo dopo. Tanto torniamo aperti in due giorni. Quindi. Ciao ragazzi. Preso tutto. Allora, ovviamente, come sempre, adesso c'è un po' di pubblicità che ci ricorda quelli che sono i partner ufficiali.